introdurre e lascio la parola a Max Ceravolo che insomma introdurrà i contenuti di questa edizione 2011 di Fotografica. Qui con noi alcuni dei protagonisti di Fotografica di quest'anno, Ivano Lita, che insomma poi si presenterà da solo, performer, attore, autore, che si presenterà con una mostra che poi ci racconterà, e poi Settimio Benedusi, con il quale siamo abituati a fare dei disastri durante Fotografica. Quest'anno cercheremo di farne un altro abbastanza divertente, e siamo sicuri di anche questo, e lascio la parola a Max. Dei disastri che però fanno notizia e rimangono scritti, no? Nella storia di Fotografica. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Massimiliano Ceravolo e sono responsabile del marketing di Canon Italia e sono qua oggi appunto per raccontarvi che cosa significa Fotografica 2011 per Canon. Un anno molto difficile come è stato l'anno 2011, non solo per gli aspetti economici ma anche per una serie di incidenti che sono successi a partire da marzo, tsunami in Giappone, quindi una serie di dissesti che comunque hanno portato tutto. Il primo dicembre, questa è insomma una notizia veramente molto importante, qui alla Fondazione Forma inauguriamo la mostra di Robert e quindi è un evento sul quale noi puntiamo molto, una mostra di quasi 250 fotografie interamente dedicata all'opera di Mapplethorpe, che diciamo in questa forma e con questi numeri in Italia non è mai arrivata, Milano scusate, non è mai arrivata, perché ce n'era stata una a Torino. Ecco, noi stiamo organizzando questa mostra direttamente con l'Estate, con la fondazione di Robert Mapplethorpe, quindi sono tutti materiali originali, materiali davvero preziosi. Tutte le persone, tutti gli ospiti di Canon, questo a ribadire la partnership tra la nostra fondazione e Canon Italia, quindi basta venire qui con il badge di Fotografica e per poter visitare gratuitamente la mostra di Mapplethorpe già al secondo giorno, perché sostanzialmente noi inauguriamo la giovedì il primo di dicembre, e quindi per tutto il weekend, per tutta la durata di Fotografica, i pubblici potranno scambiarsi. Questo per noi è molto importante, quindi diciamo la prima parte del programma culturale proprio è dimensionata insieme a questa importantissima mostra. Quindi noi siamo molto contenti di diciamo, creare appunto questa, che poi è veramente vicinissima, questo ponte virtuale. E dall'altra parte diciamo, noi vorremmo inaugurare la serata del 30 novembre proprio come diceva Massimiliano su questo tema dell'unità d'Italia, e quindi faremo una inaugurazione insieme a Giuseppe Di Piazza, il direttore di Set del magazine, che da qualche anno a questa parte su questo giornale realizza questo reportage che si chiama Un giorno in Italia, che in qualche modo ci racconta il paese con un'impostazione e con uno sguardo abbastanza inedito. E insieme a Cristina Sivieri Tagliabue, che è la promotrice e direttrice di un nuovo giornale dedicato alle donne, è un mensile e anche fortemente legato all'Italia. Quindi diciamo, abbiamo questa apertura dedicata all'unità d'Italia, dedicata alle donne che hanno fatto grande questo paese, per poi passare la parola, e questo sarà diciamo un'altalena che a noi piace, che piacerà mantenere, tra diciamo, tutte le iniziative editoriali, culturali, artistiche che guardano alla contemporaneità insieme alla grande fotografia. Chiuso che è bello introduttivo, a Fotografica presenteremo insieme alla mia partner lavorativa e di vita un lavoro che si chiama Freakers e che penso rientri all'interno del discorso dei 150 anni dell'Unità d'Italia, perché è altamente, largamente rappresentativo di quella che è la nuova avanguardia di italiani, soprattutto di italiani che abitano a Milano, perché il lavoro è estensivo, per adesso ci siamo concentrati su Milano.
Questi italiani li abbiamo chiamati freakers perché rappresentano una contrazione, un neologismo che sta a significare la contrazione di due termini. Da un lato freak, quindi la persona che congenitamente, no, alla Alienabus si ritrova suo malgrado ad essere in qualche modo fuori dagli schemi, e la persona che è poser, quindi la persona che volutamente ricerca l'essere fuori dagli schemi. A Milano, ma in generale in Italia, esiste sempre più una sottocultura che poi diventa la van cultura, dall'essere sottocultura, perché è quella che in realtà spinge poi il mainstream, che potremmo quantificare secondo me attorno, non so, al 10%, forse anche un po' meno, 5%, di questi personaggi che non sanno loro stessi bene dove andare a ficcarsi, se tra delle persone che sono nate inadeguate o se tra delle persone che nell'inadeguatezza sono riuscite a trovare poi la loro massima espressione. Ma intanto la grande innovazione ad alcuni farà piacere, a me no, però la grande innovazione è che non ci sarà Martina Colombari. Questa è già una notizia che a me dispiace, però forse ad alcuni no. Questa in verità è l'unica certezza, perché tutto il resto non so bene neanch'io cosa sarà. Sarà forse una festa, forse una parolaccia orrenda che usa moltissimo dire, un evento, non lo so. Comunque sabato sera, sabato tardo pomeriggio, insomma, alla nostra solita maniera di forse indagare sulla fotografia, indagare sulla comunicazione attraverso qualcos'altro, attraverso qualcosa che apparentemente è gioco, spettacolo, illusione, vuole parlare in verità di qualcosa di reale, concreto, qual è la fotografia.